coach Antonio, il nostro grande Antonio che è ritornato qui, Antonio Pinti è ritornato qui dopo un anno sabbatico, è ritornato con la scuola portata al finale e purtroppo ha visto una scuola causa di forza maggiore, si può dire, perché due punti in nuovo e troppe squadre da Milano. Avevamo vinto la fase regolare e eravamo convinti di poter fare bella figura, appunto l'abbiamo anche fatta. Purtroppo nel momento decisivo siamo partiti un po' male, abbiamo giocato un primo tempo un po' sottotono, poi subito all'inizio del terzo periodo siamo rientrati subito in partita, poi la partita è andata avanti punto a punto, purtroppo ci chiude alla fine, si è fatto male Samuele, si è storto la caviglia, un minuto e mezzo da fine Cassini, che comunque è una squadra molto grande, grossa come legnaia, con due giocatori che a prescindere dalla fase realizzativa ci possono dare tanto anche ai rimbalzi, tant'è vero che andavamo a farlo sistematico, loro hanno fatto due volte 0-2 e ora la seconda volta addirittura hanno preso il rimbalzo in attacco. Poi abbiamo sbagliato l'ultimo tiro da 3 per vincere e andava così. Onestamente sono molto contento dei ragazzi perché comunque sono stati bravi a tenersi un po' anche nella parte, perché non è facile una squadra under 20 che si allena di fatto alcune volte rarissimamente insieme, non è più un giocatore che parla in Serie C, altri che giocano in promozione, altri che giocano l'under 18 volte. Purtroppo siamo arrivati a fine partita quando ci voleva delle sicurezze in più, quelle sicurezze che avevamo avuto in mani in grado, sono mancate, invece sono infortuni, non ci abbiamo fatta giù, ci siamo andati in mani. Deve spingere al massimo in tutti i sensi, quindi non si può spingere solamente fisicamente, bisogna spingere anche
anni qua cacciato. Qualche grado di sopportazione.